arriva con l'inserimento, galoppa Rabiola, mette in mezzo, c'è deviazione e poi Offredi tocca. Di questa nuova Juventus così schierata, non so, lui si era rivelato in Italia, tanto che poi era stato Veri in Italia. Però la sta sistemando per Khedira, questa è molto ordinata invece. Che mette un bel cross dentro, che dirà non ci può. Il contrario dell'anno scorso. È partito Danilo come un treno, l'ha visto Bernardeschi. Danilo va al cross, quasi autogol, ma salvataggio da parte di Malomo. Calcio d'angolo. C'era pronto di palla per il tapino. Bella azione. Abbiamo visto il meglio di Danilo, nel senso che anche i numeri dicono che, come del resto il suo predecessore Cancelo, anche se secondo me Cancelo era più forte, Danilo Douglas per Dybala in area, può tornare da brasiliano, gliela appoggia e va dentro, uno contro uno di Douglas Costa, ma no, controlla Danilo, non crossa, si riappoggia di nuovo a Douglas che sposta e prova a fare come a Benevento due anni fa, non riesce, c'è la parata di Offredi, corre Gatto, si appoggia a Giorico che ha seguito l'azione, la sposta sul destro al giocatore del Modena, va al cross, Douglas Costa, Granocci ancora per terra, si gioca, palla dentro, la brughi bene in chiusura, ma ancora Douglas Costa, Rabiot, Dybala, prova a calciare Dybala, splendido Freddy, calcio d'angolo. Che ovviamente a Torino sperano duri più partite possibile per arrivare in fondo in Champions, occhia Bernardeschi dentro da Dybala, posizione regolare, che finta di Dybala, che giocata, e Cucchiaio! Oh, mamma mia! Che meraviglia! Mamma mia! Che meraviglia! Paolo Dybala, 1-0, ce l'ha scritto sulla maglia e lo fa presente. Eh sì. Non so se la posizione ovviamente, perché protestavano molto quelli della Triestina con l'assistente abruzzese, ma anche Szczęsny alla faccia di uno che dice va bene, è un amichevole, ma accidenti, che roba sei. Ha ricordato la sua caratura con questo gol, ha detto molto chiaramente questa è la mia squadra, guarda che è regolare, sì, è regolarissimo, sì. Regolarissimo. Grande, grande giocata, grande intuizione. Che il portiere sarebbe uscito, immagino che con la coda dell'occhio senza l'abbia guardare, guardato, forse con la coda dell'occhio un attimo, sono più veloci di noi nel fare queste cose, gol stupendo, sono quelle cose che sai se sei un fuoriclasse, esatto, che senti. Ma Dybala stavolta al volo per Douglas Costa che si coordina non so come e per poco non fa 2-0. Nessuno poteva coordinarsi, aveva il corpo da una parte e la gamba dall'altra. Queste sono quelle cose che ci passano gli ultimi 15 minuti di allenamento ridendo, scommettendo il caffè. Ma come ha colpito? Gia, in mezzo a due, accelera, galoppa, va dentro, allarga, Bernardeschi mette giù, non bene. Poi prova a riprendersela, se la riprende va giù, calcio di rigore. Da una cosa casuale è successo. Se male mi è sembrato abbastanza netto l'intervento di Offredi su Bernardeschi, ora lo rivediamo. Pure replay, Paolo. Ora lo sì. Pure replay. Sì. E allora parte Dybala e Offredi glielo respinge e poi Alessandro commette fallo in attacco. Sta facendo una partita super Offredi. Sì. Devo dire che ha riscattato quella che è stata secondo me il primo passato a Triestina, perché Bernardeschi aveva sbagliato il controllo, quindi quella palla andava trattenuta e giocata dalla Triestina. Rigore potente ma a mezza altezza, quindi più semplice per il portiere. Poi è chiaro che se va dalla figli di Mensà, di Costantino, di Ferretti, palla dentro per Mensà, a vuoto lui, a vuoto Alessandro, il pallone c'è, Douglas largo, visto e servito, è arrivata anche Khedira, Douglas la mette, interessante ancora, piccolo raccattapalle, va a togliere il pallone dal campo, si batte il corner, Douglas per Pjanic, Pjanic al centro, Dybala di testa, si coordina Offredi, eccolo qui,